Usciori di origine africana spacciavano anche in pieno giorno nel parco del Valentino, ma sono stati incastrati grazie a telecamere nascoste e posizionate dai carabinieri del Comando Provinciale di Torino. Cinque provvedimenti cautelari eseguiti dalla stazione Torino a Borgodora San Salvario, presidio dell'arma competente in quell'area. Le indagini coordinate dal gruppo Criminalità Organizzata, Comune e Sicurezza Urbana della Procura della Repubblica di Torino, effettuate tra gennaio e aprile 2019, hanno consentito ai militari di documentare un'intensa attività di spaccio a cui erano dediti gli indagati, tutti extracomunitari, principalmente nell'area corrispondente al campetto in erba sintetica nella zona antistante al Quinto Padiglione di Torino Esposizioni, nonché al Giardino Roccioso e al decente Parco Giochi per Bambini. Inoltre è stato monitorato il controviale alberato di Corso Massimo D'Azeglio nel Compreso tra Viva Alperga Caluso e Corso Raffello, ove sotto la pineta situata nei pressi della dismessa fermata si era registrata la maggior parte degli scambi di droga. Le dosi di stupefacente venivano nascoste sfruttando la fitta vegetazione circostante, cestini per la lentezza urbana, pali per l'illuminazione pubblica e basamenti in cemento su condotte di aerazione. Monitorate dagli investigatori dell'arma oltre centosessanta cessioni, che hanno portato al sequestro di complessivi tre virgola cinque tra hashish, marijuana, cocaina e crack. Sono state altresì segnalate alla competente prefettura cinquantatré acquirenti di differente età e distrazione sociale.